Alessandro Cavo, presidente FEPAG, che gioca in casa in questa location, per parlare del nuovo regolamento che il Comune di Genova dovrà proporre alla maggioranza, poi al Consiglio Comunale, per quanto riguarda le pubbliche attività, i pubblici esercizi nelle ore notturne dalle 22 alle 7, con regole abbastanza ferree, soprattutto legate alle soglie antirumore. Come vi ponete rispetto a questa bozza di regolamento che il Comune sta per proporre? Io parto sempre dal presupposto che in Italia c'è il brutto vizio e la credenza che aumentando le norme si migliori la situazione. In realtà credo che in Italia ci siano troppe regole. Sono un fervido sostenitore della deregulation e credo che questo sia un ulteriore appesantimento normativo estremamente complicato. Io devo dire che nell'ultimo mese ho avuto a che fare con questo nuovo regolamento sulla somministrazione di alcolici e sul piano allergeni della regione. E mi chiedo come si possa pensare che un imprenditore che è già oberato da mille adempimenti, mille assolvimenti, debba trovare il tempo ancora di studiare e applicare una serie di norme spesso veramente pleonastiche e inutili. Riguardo il problema, che è un problema, noi lo riconosciamo assolutamente della somministrazione di alcol, e stiamo parlando ovviamente dell'area della Movida, ma non solo l'area della Movida, anche alcune zone di San Pier d'Arena. Io credo che le regole ci siano già, ma vanno fatte rispettare. Ecco, ci sono in questo regolamento anche norme abbastanza ferree su come un esercente deve tenere il locale anche al di fuori dell'area dove lavora, quindi una pulizia serrata, il posizionamento di cestino dei rifiuti, insomma regole anche rigide da questo punto di vista. Condivise o meno dalla vostra associazione, oppure dovrebbe esserci un lavoro un po' più preciso da parte del Comune di Amio per venire incontro agli esercenti? Ma il problema è che è comunque un regolamento che verrà adottato da tutta la città, quindi io non posso pensare francamente di pensare che a Nervi per 10 metri antistanti a un locale il gestore del locale debba tenere pulito e debba mettere fuori dei suoi bidoni della spazzatura. Qui stiamo parlando di norme inutili poi fondamentalmente, perché voglio dire, se il gestore ovviamente causa sporcizia di fronte al suo locale è sanzionabile, se dà da bere a un ubriaco è sanzionabile e c'è il rischio della sospensione della licenza. Se qualcuno fa i suoi bisogni per strada è sanzionabile, e possiamo andare avanti così. Sono tutte cose che esistono già, sono previste da molti anni, quindi secondo me basterebbe far rispettare le normative già esistenti, nulla di più. Quindi noi abbiamo presentato una serie di eccezioni riguardo questa norma che è stata stilata, diciamo, senza il nostro confronto, se non nell'ultimo mese e mezzo. Vedremo se l'amministrazione comunale le recepirà. Io credo anche, francamente lo dico con grande convinzione, che sia facilmente impugnabile. Ecco, regole ferre che vengono proposte a ambulanti regolari, mentre dall'altra parte a Genova avviene che probabilmente il comune concede uno spazio agli ambulanti per farli spostare da via Turati, trascinando il problema qualche centinaio di metri più avanti in corso Quadrio. Ecco, voi come vi ponete davanti a questo lassismo che sostanzialmente viene concesso da Palazzo Tursi? Ma io non vedo l'ora di vedere la delibera con cui si stabilisce questo, perché non si può fare. Quindi non è un problema se l'amministrazione abbia la possibilità o meno di fare questo. Questo non lo può fare. Quindi ovviamente nel momento in cui dovesse fare un tentativo di questo genere, noi diremo alle sedi legali competenti, cioè non c'è niente da inventarsi. Le cose illegali non si possono fare, non si possono autorizzare aree in cui si fanno cose illegali. A casa mia si chiama favoreggiamento, punto. Non c'è, è tutto pleonastico, non posso pensare comunque che ci sia un'area della città che sia porto franco assoluto rispetto a qualsiasi norma. Lì ci sono cose rubate, ci sono cose tratte dai cassonetti, è uno spettacolo indegno che deve finire.
Genova e il turismo. FEPAG ha fatto parecchio, soprattutto nell'ultimo anno, per fare in modo che la domenica e nei festivi Genova sia una città accogliente. Tanti gli esercizi che rimangono attivi e aperti, un grande sforzo di regia anche da parte vostra. Volevamo sfatare il luogo comune, che un tempo non era forse tanto un luogo comune, che gli esercizi pubblici fossero chiusi nelle festività. L'abbiamo fatto in positivo, quindi l'abbiamo fatto facendo coaching, dicendo: pubblicizziamo chi starà aperto affinché possa fatturare e lavorare. Gli imprenditori genovesi non sono dei cretini, se c'è mercato stanno aperti. Abbiamo incominciato con l'anno scorso per Pasquetta con poco più di 100 locali aperti, abbiamo ricominciato quest'anno con poco meno di 200 locali aperti, abbiamo toccato l'anno scorso dei picchi addirittura di 350 esercizi pubblici aperti nelle festività. Ora il grande banco di prova di inizio di questa stagione saranno i Rolly Days a fine maggio. Speriamo che la città venga assolutamente invasa dai genovesi e da viaggiatori provenienti da ogni dove per vedere queste meraviglie. Ringraziamo per essere stato con noi Alessandro Cavo, presidente di FEPAG Genova, intervenuto su Liguria Talk a Blog Caffè.